C'era una volta un grande sogno costruito per sfidare il cielo e per celebrare un'epoca che la storia avrebbe cancellato. E c'era un gruppo di amici uniti da un uomo che voleva sfidare quel sogno per realizzare il proprio ed entrare nella storia su una corda tesa. All'improvviso non era più. Ho 500 euro al mese. Non ho mai guadagnato 500 euro al mese, perché da quando ho iniziato a studiare mi sono fatto un mazzo tanto e ho guadagnato di più per merito. Chi guadagna con 500 euro al mese è uno sfigato per varie ragioni. Per varie ragioni. E per fortuna sono pochi, pochissimi in Italia, che hanno questi 500 euro al mese. Lo sa? Mi dica quanti sono che hanno 500 euro al mese, che guadagnano così. Quanti sono? Io in Italia. Non lo so, però. Poche centinaia di migliaia. Anche perché se fosse vero avremmo i morti di fame davanti per le strade. E non ce li abbiamo. Esca in qualunque città e trovi un morto di fame se ci riesce. L'angolo che sta camminando fra le torri. È stato magico. Ho assistito a una cosa a cui nessuno al mondo assisterà più. A volte l'impossibile è una questione di millimetri. Dinanzi alle telecamere di Sul Mondo Online abbiamo il segretario della CISAS Cartacis, Frigelli Davide. Segretario, la situazione di Abruzzo Engineering qual è adesso? La situazione di Abruzzo Engineering subisce un'ulteriore complicanza dovuta a quella che poi è stata una riforma che col governo Monti è andata a stabilire dei lassi temporali di commesse, di attribuzione di commesse, le solite commesse che comunque vedono l'impiego parziale dei lavoratori di Abruzzo Engineering. Con dei lassi temporali inferiori, non a caso delle commesse che dovevano scadere a giugno invece scadranno a marzo, e sono commesse comunque che non danno nessun tipo di garanzia ai lavoratori di Abruzzo Engineering, perché sono commesse che non si occupano della ricostruzione, ma sono commesse basate invece sull'emergenza dell'Aquila. Quindi sono commesse che in termini di temporalità e di futuro preciso per i lavoratori non hanno nessuna valenza. La società si tiene in piedi tramite la cassa integrazione e queste poche commesse, quindi è ovvio che il discorso di Abruzzo Engineering più passa il tempo più si fa delicato, anche perché in seno al governo Monti ci sono dei ripensamenti sugli ammortizzatori sociali che, se dovessero riservare prese di posizione diverse da quelle attuali, potrebbero creare ulteriori problemi ai lavoratori. Quindi si necessita una presa di posizione che fino ad ora viene meno da parte della Regione su quelle che sono le centralità di Abruzzo Engineering, non solo sull'emergenza dell'Aquila, sulla ricostruzione dell'Aquila, ma anche su quelle che sono le commesse che Abruzzo Engineering aveva su tutto il territorio abruzzese e che in questi ultimi 2 anni e mezzo ha perso, creando numerosi disagi ai lavoratori che in buona parte sono diventati dei pendolari, perché erano lavoratori che provengono e avevano lavori in tutto il territorio abruzzese e quindi delle residenze diverse anche da quelle dell'Aquila. Quindi oggi abbiamo poche commesse, dei lavoratori divenuti pendolari e assolutamente una situazione di incertezza totale. E c'è una società che notoriamente ormai da qualche mese è sotto processo dalla liquidazione, si sta scongiurando un'azione tale che vedrebbe la perdita di circa 190 posti di lavoro, e quindi urge un tavolo politico per prendere decisioni finalmente incisive e totali su Abruzzo Engineering. La corruzione dilaga, nessuno fa niente. Questo è un titolo di un giornale, vabbè. Avete appena sentito il video del segretario della CISL di Pescara su Abruzzo Engineering. Ok, va bene. I problemi sono quelli e io sono d'accordo sulla esposizione dei fatti. Però. Il segretario CISL invoca il presidente Chiodi. Benissimo. Allora andiamo a vedere cosa ha detto e cosa ha fatto il presidente Chiodi. Al Sole 24 Ore dichiara:
Chiodi conosce bene il problema, dice l'intervistatore. Con il Sole 24 Ore snocciola le cifre sulla banda larga che, anziché potenziare il protocollo informatico dell'Abruzzo, grava per 106 milioni sulla testa degli abruzzesi. Tutto nasce e spiega dall'incapacità di assolvere al ruolo della società in-house Abruzzo Engineering. Questo giochetto ci costerà complessivamente 106 milioni. Abruzzo Engineering è in fase di liquidazione dopo aver presentato un debito di 19 milioni di euro. Bene, Chiodi ha anche definito Abruzzo Engineering un carrozzone politico. Le dichiarazioni del governatore del 3 gennaio 2012 sul quotidiano Il Tempo. Prima di noi l'Abruzzo aveva 6 ASL, 78 confidi, 6 consorzi industriali e diverse comunità montane, anche sul mare, ovviamente, che ora non esistono più, meno male, non è un vanto, meno male. Cioè, voglio dire, comunità montane sul mare, te ne fai un vanto, taci, che ora non esistono più. E poi carrozzoni come Abruzzo Engineering, FIRA, Abruzzo Lavora, PTR, ARSA, ora soppressi o in liquidazione. Abruzzo Engineering è in liquidazione. Ok? Andiamo avanti. Di chi sarà la responsabilità di tutta questa situazione di personale in cassa integrazione, eccetera, di Abruzzo Engineering? Leggiamo. Lamberto Quarta, già braccio destro di Ottaviano Del Turco, tanto da condividerne gloria e gogna fino all'arresto del 14 luglio 2008, mentre in Francia festeggiavano altro. È proprio nata per modernizzare la rete internet e sviluppare la banda larga negli enti locali Abruzzo Engineering. Quarta, nel febbraio 2007, assume la carica di presidente di Abruzzo Engineering e poi viene arrestato. Vabbè, questo era il presidente di Abruzzo Engineering, ma Abruzzo Engineering aveva anche un direttore generale. Abruzzo Engineering ha licenziato il direttore generale Vittorio Ricciardi, coinvolto nell'inchiesta sul passaggio di proprietà alla provincia di Collabora Spa, della quale lo stesso Ricciardi, indagato per truffa, era amministratore e proprietario del 49% delle azioni. Quindi abbiamo anche un direttore generale di Abruzzo Engineering indagato per truffa. Cavolo. È stato anche rinviato a giudizio. Il manager andrà alla sbarra il 18 maggio 2012. Vittorio Ricciardi, già direttore generale di Abruzzo Engineering, viene contestato anche un reato fiscale. Avrebbe omesso di versare per il 2005 ritenute di acconto per circa 50.000 euro. Queste sono cose tutte dichiarate sul web. Ok, per finire, un carrozzone oggi in liquidazione volontaria a causa di un presunto deficit di 19 milioni di euro, con già all'attivo un amministratore delegato arrestato e il divisionario per sopravvenuto smantellamento della giunta regionale Del Turco, e un direttore generale licenziato, indagato e rinviato a giudizio per truffa. Signor segretario della CIS, di chi sarà la colpa, la responsabilità di tutto questo? Apriamo un tavolo. Che andata a pia tutte quante nel culo, va bene? Arrivederci.